Omnia Consulenze, con sede in tutta Italia, ha presentato il convegno Fare Impresa 4.0, che si è svolto nella Sala Europa della Corte di Appello di Roma, per dire basta con le cartelle esattoriali che tempestano l'attività di una realtà aziendale. Grazie all'INA, indice sulle necessità aziendali, ora gli imprenditori potranno finalmente pianificare l'azione della propria società, senza ostacoli e programmando il futuro. L'indice è nato da un'idea di Omnia Consulenze, che ha analizzato 13.000 aziende del Lazio in base alle esigenze delle imprese. Tra le principali problematiche che si trovano ad affrontare i titolari di impresa c'è infatti la Tari, ritenuta oggettivamente iniqua. Al convegno, coordinato dall'avvocato Marco De Fazzi, hanno partecipato per Omnia Consulenze l'avvocato Giuseppe Lepore, l'avvocato Claudia Abatecola, il dottor Pietro Zappaterreno, il direttore commerciale Luca Labella e l'amministratore Alessandra Grande. Sono intervenuti, tra gli altri, il dottor Tommaso Marvasi, presidente del Tribunale delle Imprese di Roma, il senatore Andrea Augello, della Commissione parlamentare sui sistemi bancari, l'avvocato Antonio Conte, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e noto fiduciario della S Roma, il professor Vincenzo Sanguigni e il professor Luciano Monti.